Quindi a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico tubino che ho deciso di chiamare tubino Giada. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il bellissimo filato della Mistrico, questa enorme palla che si chiama Van Gogh Lux, al suo interno appunto il lamé. Non so se si riesce a vedere dalla telecamera, ma vi posso assicurare che brilla tantissimo. Il colore che ho usato io è il lila e per realizzare questo vestito ho utilizzato due gomitoli lavorando con un 104,5. Voglio mostrarvi anche altri colori presenti sempre sul sito, di cui in descrizione vi lascerò il link. Oltre a questi qui, e vedete questi quanto sono lucenti, come questo blu o questo grigio, dicevo, oltre a questi due gomitoli trovate anche altri colori come il bianco, il panna, il beige, il nero. Quindi veramente potete fare questo vestito anche in versione maglia col colore che più preferite. Vi dico già, per una taglia M, se siete una M tendente alla S, due gomitoli vanno più che bene. Se siete una M tendente alla L, in questo caso vi consiglio tre gomitoli. LXL, anche a voi vi consiglio tre gomitoli. Per quanto riguarda, come vi ho detto, il filato, lo trovate disponibile sul mio sito. Invece parliamo del tubino. La particolarità di questo tubino è nei dettagli, ossia, come potete vedere qui in alto, qui sulle spalle, ma anche dietro, abbiamo questa sorta di disegno che forma una sorta di diamante che io trovo veramente particolare e carino, che ho anche ripreso qui sui bordi delle maniche, soltanto da un lato, in modo tale che quando gesticoliamo si noti appunto anche sulle maniche lo stesso diamante. Mentre un'altra particolarità è qui sulle strisce. Vedete, io ne ho una avanti, una dietro, che poi vanno a formarsi qui sotto, in modo tale da tenere tutto lungo il nostro fianco. Ora, io ho fatto un tubino, quindi nel mio vestito non sono andata a fare aumenti, ma nel tutorial io vi spiego anche chi vuole fare degli aumenti come andarli a fare, in modo tale da non avere il tubino troppo stretto ma farlo largo. Potete anche fare il vestito molto più lungo, fare la gola molto più larga, e in quel caso, mi raccomando, non andate a fare gli aumenti solo qui, ma iniziateli già tipo a poco sotto la vita, quindi già da qui iniziate a fare gli aumenti in modo da avere sempre la maglia e la gonna più larga. Detto ciò, spero che anche questo vestito vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, prima di andare a farvi vedere come realizzare la maglia, voglio dirvi una cosa. Io monterò 84 catenelle. Ora, questo mi servirà per dividere, vi faccio capire che 20 catenelle ci servono per gli angoli, 5, 10, 15, 20. Il resto invece per le maniche, quindi 21 avanti, 21 dietro, 11 per la manica, 11 per quest'altra manica. Questo numero di catenelle, 84, vanno bene sia per una taglia S che per una taglia M. Per una taglia LXL invece vi consiglio di aumentare di almeno 8 catenelle. In questo caso avrete poi due maglie alte in più per lato, quindi due maglie alte in più qui, due qui e due lati. Se però usate un filato diverso dal mio e quindi avete bisogno di aumentare ulteriormente, allora dovete capire che alle mie 84 catenelle vanno aggiunti multipli di 8, quindi 8, 16 e così via. E naturalmente ogni volta avrete delle maglie alte in più, cioè se avete 8 catenelle ne avete 2 maglie alte in più per lato, se ne avete 8 ne avete 4 in più per lato. Questo che significa che quando andremo a fare il primo giro, ma poi io ve lo dirò mentre facciamo il primo giro, se voi avete montato 8 catenelle in più, io qui ho 10 maglie alte, catenella, 10 maglie alte, voi invece avrete 11 maglie alte, catenella, 11 maglie alte. Qui di lato, dove io invece ho il mio la mia manica, io ho 5 maglie alte, catenella, 5 maglie alte. Voi invece avrete, perché ho messo 8 catenelle in più, 6 maglie alte, catenella, 6 maglie alte. Quindi mi raccomando, tenete ben presente questo. Alle mie 84 catenelle, se avete bisogno di aggiungere, dovete aggiungere un multiplo di 8, 8, 16 e così via. E in quel caso di aumentare sempre 2, 2, 2 maglie per ogni lato. Quindi se fate 8 catenelle andate a mettere 2 maglie alte in più per lato, se ne fate 16, 4 maglie alte in più per lato. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere come andare a realizzare questa maglia.
Per realizzare il nostro vestito, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistricò linea Van Gogh Luxe. Il colore che ho scelto io è lo 04, che è questo fantastico lilla. Ma se volete fare un vestito ancora più elegante, io vi consiglio il colore blu notte, questo qui, o anche il nero, ma va benissimo anche il grigio. Guardate che spettacolo! Il grigio in realtà io ve lo consiglio soprattutto se volete fare un maglione, quindi non farlo lungo come un vestito, ma fare un maglione. Detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e ho montato 84 catenelle. Allora, come sapete, questa lavorazione in tondo noi la divideremo in quattro parti, due per le maniche e due per la parte avanti e dietro. Quindi mi raccomando, per la taglia più grande delle mie, non tanto la M quanto la LXL, se dovete andare ad aumentare, ad aumentate di 8 catenelle o comunque un multiplo di 8, quindi 8, 16 e così via. Questo anche se decidete di lavorare con un filato diverso. Quindi alle mie 84 catenelle andate ad aumentare 8 o 16 catenelle, e mentre lavoreremo il nostro primo giro, vi dirò cosa cambia perché ha montato queste catenelle in più. Iniziamo subito quindi a lavorare il nostro primo giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, e rientro dentro la stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo insieme le due maglie alte, catenella di separazione, prendo il filo, rientro dentro la stessa catenella e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Le chiudo insieme, catenella di separazione, salto 2 catenelle e io vado a fare 10 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, invece, chi sta facendo chi ha fatto gli aumenti deve andare a fare, se ha fatto 8 catenelle in più, 11 maglie, se ne ha fatte 16, 12 maglie. Quindi io vado a fare 10 maglie alte, una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Catenella di separazione, salto una catenella e di nuovo da fare 10 maglie alte, 11 per chi ha aumentato 8 catenelle, 12 per chi ne ha aumentate di 16. Quindi andiamo a fare di nuovo le nostre 10 maglie alte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Catenella di separazione e andiamo a fare il nostro secondo angolo. Saltiamo 2 catenelle e andiamo a fare nella terza catenella 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. E le chiudo insieme, catenella di separazione, salto 2 catenelle e adesso ci troviamo dove dobbiamo fare la nostra manica. E io vado a fare 5 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, per chi sta facendo una taglia più grande, vado a fare 6 o 7 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro e 5. Catenella di separazione, salto una catenella e di nuovo a fare 5 maglie alte, 6 per chi ha montato 8 catenelle in più, 7 per chi ne ha montate 16, quindi una, due, tre, quattro e 5. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme,
catenella di separazione, salto 2 catenelle e adesso ci troviamo di nuovo a fare la parte dietro, quindi io vado di nuovo a fare 10 maglie alte, 11 per chi ha montato 8 catenelle, 12 per chi ne ha montate 16, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catenella di separazione, salto una catenella e di modo da fare 10 maglie alte. Mi raccomando, fate sempre la maglia alta in più o le due maglie alte in più a seconda di quanti aumenti avete fatto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo a fare il nostro ultimo angolo, quindi catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare le mie due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e vado a fare le mie 5 maglie alte, perché adesso stiamo facendo il nostro la nostra seconda manica. 3, 4 e 5. Mi raccomando, per chi sta facendo la taglia in più, va sempre messa le stesse maglie alte che avete messo per l'altro angolo. Quindi catenella di separazione, salto una catenella e di nuovo a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, salto quindi le ultime due maglie alte e vado a chiudere il mio primo giro entrando nelle due maglie alte chiuse insieme facendo una maglia bassissima. Possiamo andare a fare così il nostro secondo giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare sempre il mio ventaglio. Quindi 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta chiude insieme. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione e andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra le successive maglie alte fino ad arrivare alla penultima. Quindi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, fermandoci sopra la penultima. Quindi nel mio caso devo andare a fare 9 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente. E 9. Ora andiamo a fare 2 catenelle di separazione, 1, 2, entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo una maglia alta e andiamo a fare il nostro, le nostre 9 maglie alte. Naturalmente chi ha una taglia in più deve farne di più, però una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuiamo in questa maniera. Arrivate sopra l'ultima maglia alta, andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella. Questo ci serve per aumentare comunque la lavorazione. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella e andiamo a fare di nuovo il nostro ventaglio. Quindi entro dentro e vado a fare due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione e siamo qui dove abbiamo la nostra manica e di nuovo una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sulle successive maglie alte fermandomi sulla penultima. Quindi io nel mio caso devo andare a fare 4 maglie alte.
2 catenelle di separazione, 1, 2, entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, salto la prima maglia alta e di nuovo vado a fare le mie 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente. 3, 4. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, entriamo nel ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, e siamo nella parte dietro, quindi andiamo a fare maglia alta nell'archetto di una catenella, 9 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2 catenelle di separazione, vedete ho saltato l'ultima maglia alta, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione e di nuovo salto una maglia alta e vado a fare le mie maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi davvero in questo caso la lavorazione è veramente semplicissima. Quindi continuo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare a farla anche sull'ultima maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto di una catenella, 4 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, saltando naturalmente la prima, quindi vado a fare 4 maglie alte e una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, catenella di separazione, e vado a terminare il mio secondo giro facendo una maglia bassissima dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme. Quindi vedete, la lavorazione si sta andando ad allargare, ma al tempo stesso stiamo creando i nostri diamantini ai lati delle ai nostri 4 lati. Andiamo a fare il nostro terzo giro, entriamo sempre nell'archetto di una catenella facendo una maglia bassissima, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, rientro, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, scusate mi tiro un po' di filo, e di nuovo andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta. Dovrebbero essere sempre 9 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2 catenelle di separazione, 1, 2. Entro nel primo archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia alta e ricomincio, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, in questa maniera, quindi di nuovo mi ritrovo con 9 maglie alte.
Vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e di nuovo vado a fare 2 maglie alte e le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte e le chiudo insieme. Catenella di separazione e di nuovo una maglia alta nell'archetto di una catenella, 4 maglie alte. Una, quindi lavoro le maglie alte saltando l'ultima maglia alta. E vado a fare di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, salto una maglia e di nuovo da fare 4 maglie alte. 2, 3 e 4. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la mia maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle, di nuovo di una catenella, di nuovo da fare il mio ventaglio. 2 maglie alte chiuse insieme, catenella, rientro altre 2 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione e di nuovo una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella. Una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta del giro precedente. Quindi continuo a lavorare. Come abbiamo visto prima, nel mio caso sono 9 maglie alte. Quindi lavoro fino ad arrivare alla penultima maglia alta. E di nuovo 2 catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, salto una maglia alta e di nuovo 9 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 e 9. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo la mia maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, vado nell'archetto, realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre e quattro. Catene, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, salto una maglia alta e di nuovo da fare le mie 4 maglie alte. Una, due, tre e 4. Vado a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Possiamo iniziare a fare il nostro quarto giro. Andiamo a fare quindi il quarto giro. Andiamo sempre a fare una maglia bassissima e andiamo a fare le nostre 2 catenelle. Rientriamo maglia alta e la chiudiamo insieme. Catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione e di nuovo andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella e questa volta una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi andiamo a fare in questo caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10.
dobbiamo la prima catenella e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, realizziamo una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre 2 catenelle, quindi 1 e 2, e andiamo a fare una maglia alta e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, e di nuovo possiamo andare a fare il nostro ventaglio, quindi entriamo nell'archetto, andiamo a fare le nostre 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3 4 e 5, una maglia alta dove abbiamo la prima catenella, 2 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle, realizziamo una maglia bassa, 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la seconda delle nostre 2 catenelle e andiamo a fare una maglia alta e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Andiamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, entriamo nell'archetto e andiamo a fare 2 maglie alte, le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, 2 maglie alte e le chiudiamo insieme, catenella di separazione, e di nuovo ci troviamo dove abbiamo il nostro, la nostra parte dietro, quindi andiamo a realizzare una maglia alta dove abbiamo la catenella, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Una maglia alta dove abbiamo la prima catenella, 2 catenelle di separazione, una maglia alta nell'archetto di 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 2 catenelle di separazione e di nuovo una maglia alta dove abbiamo la seconda delle nostre catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi in questo caso di 10 maglie alte. Quindi continuiamo a lavorare andando a fare le nostre 10 maglie alte. Arrivata a fare anche l'ultima maglia alta, di nuovo andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, e andiamo a fare 2 maglie alte chiusi insieme nell'archetto di una catenella del ventaglio, catenella di separazione, ancora due maglie alte chiusi insieme, catenella di separazione e di nuovo una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3 4 e 5, 2 catenelle, scusate, una maglia alta, dobbiamo la prima delle nostre 2 catenelle, 2 catenelle, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, di 3 catenelle, realizziamo una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, di nuovo una maglia alta, dobbiamo la seconda maglia alta, la seconda catenella, e andiamo a terminare il nostro quarto giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta, poi la andiamo a fare
nel nostro archetto di una catenella, catenella di separazione, andiamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi questa, vedete, è la nostra manica. Stiamo continuando a lavorare. Adesso vi faccio vedere come andare a fare il quinto giro. Quinto giro, e di nuovo andiamo a fare sempre il nostro ventaglio, quindi 2 catenelle, rientriamo una maglia alta non chiusa e la chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare una maglia alta. E adesso di nuovo andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una maglia alta nella prima catenella del gruppo di 2, catenella di separazione e vado direttamente nella seconda catenella del gruppo di 2 e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi un totale di 12 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. E di nuovo una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, rientro e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte chiuse insieme, catenella, rientro, altre 2 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, mi trovo di nuovo dove ho la manica e quindi di nuovo andiamo a fare le nostre maglie alte. Una maglia alta nell'archetto di una catenella. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una maglia alta nell'archetto di una nella prima catenella. Catenella di separazione, direttamente una maglia alta dove abbiamo la seconda delle nostre 2 maglie alte. E di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6 e 7. Maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, catenella di separazione, di nuovo una maglia alta nell'archetto di una catenella, 12 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Una maglia alta nella prima catenella. Catenella di separazione, vado direttamente dove ho la seconda delle mie 2 catenelle successive e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Una maglietta nell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, siamo di nuovo nel ventaglio, quindi due maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, due maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione e ci troviamo di nuovo nella manica, quindi maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, nella prima catenella, catenella di separazione, una maglia alta nella seconda catenella. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'ultima maglia bassissima. Ok, dobbiamo andare a fare il nostro sesto giro. E nel fare il sesto giro andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, anche qui dove abbiamo il nostro archetto di una catenella, perché il nostro diamantino è terminato. Quindi vi faccio vedere come andiamo a fare. Sempre 2 catenelle, rientro un'altra maglia non chiusa e la chiudo, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione e andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi 1, fino ad arrivare dove abbiamo la nostra catenella di separazione. Quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Fino ad arrivare dove ho l'ultima maglia alta e quindi l'archetto di una catenella. E quindi dove ho l'archetto di una catenella vado a fare una maglia alta. Scusate, l'ho sbagliato a fare in questa maniera. E poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Adesso continuiamo da sole a fare il sesto giro, perché tanto come vi ho detto, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ricordatevi di fare una maglia alta nell'archetto prima del ventaglio, nell'archetto subito dopo, e poi sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta. Allora, ho terminato anche il sesto giro. Ora il sesto giro è quello che andiamo sempre a ripetere, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e ricordatevi sempre una maglia alta prima e dopo il vostro angolo. Quindi maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta nell'archetto e si continua a lavorare così fino ad arrivare alla larghezza e alla lunghezza giusta dello scalfo. Naturalmente io vi dirò quanti giri ho fatto ancora con gli aumenti e quanti ne ho fatti senza aumenti. Per non andare a fare gli aumenti basterà non far più la maglia alta nei vari nell'archetto, quindi andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta senza più fare la maglia alta nell'archetto. Quindi veramente semplicissimo il passare dalla maglia con gli aumenti alla maglia senza aumenti. Con gli aumenti andate a fare una maglia alta all'interno dell'archetto prima e dopo il ventaglio. Quando dovete smettere gli aumenti non dovete fare più la maglia alta. Io vi dirò quindi quanti giri ho fatto ancora con gli aumenti, quanti giri ho fatto in totale e poi andremo a vedere come continuare a fare la lavorazione. Unica cosa, quando andremo a mettere i marcatori, a differenza delle altre volte, non li metteremo qui dove abbiamo il centro del nostro ventaglio, ma i due ventagli andranno, quindi questo avanti e questo dietro, andranno nel corpo, quindi nella nostra manica resteranno solo le maglie alte. Questo per dire che se notate che comunque la lavorazione va bene
quando vedete la larghezza del vostro scalfo, non dovete calcolare mettendo questa come larghezza, ma la larghezza del corpo è compresi i due strisce di ventagli avanti e dietro. Quindi a un certo punto, soprattutto per chi ha taglio diverso, io vi direi di fermarvi comunque a fare gli aumenti avanti e indietro e di farli soltanto lateralmente. Quindi andate a fare gli aumenti solo qui dove avete la manica, ma avanti e dietro non li andate a fare. Questo vi ripeto perché se avete bisogno di continuare ad allargare ancora un po' le braccia, ma non il corpo, potete fare tranquillamente in questa maniera. Smettete di aumentare qui, aumentate soltanto ai lati. Ricordatevi solo che, come vi ho detto, queste strisce di ventagli andranno sul corpo della manica. Lo ripeterò anche dopo quando mettiamo gli scalfi, però preferisco dirvelo già adesso in modo da regolarvi ulteriormente come andare a fare gli aumenti. Allora, io adesso ho ripetuto il giro con un aumento fino ad arrivare all'ottavo giro, quindi da qui a qui sono arrivata all'ottavo giro. Continuerò a lavorare per poter arrivare a fare gli scalfi, ma non faccio più aumenti. Per non fare più aumenti, semplicemente non andiamo a fare più la nostra maglia alta nell'archetto di una catenella. Quindi andiamo sempre a fare 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte non chiuse insieme, catenella di separazione. Come vi ho detto, non faccio più la maglia alta, ma vado nella catenella, ma vado a lavorare direttamente una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Mi raccomando, ve lo ripeto, state attente, entrate con l'uncinetto dentro la maglia alta e non prendendo soltanto i due fidini in alto, perché altrimenti la lavorazione vi viene storta. Quindi io adesso continuo a lavorare senza fare più aumenti, quindi anche qui mi fermerò dove ho fatto l'ultima maglia alta e poi andrò direttamente a lavorare il mio angolo. E continuerò a lavorare giri senza aumenti, vi dirò che quanti giri sono arrivata. Solitamente io arrivo tipo a 12 giri per la mia taglia, però dopo vedrò bene, e vi dirò quanti giri e poi come andare a mettere i marcatori e continuare la nostra lavorazione. Allora, come mi aspettavo, ho fatto i miei 12 giri per arrivare a poter fare gli scalfi. Ora, per mettere i marcatori, agiamo in maniera diversa. Solitamente io metto il marcatore dove ho il mio archetto di separazione nel ventaglio, mentre stavolta lo metto subito dopo i ventagli, sia avanti che dietro. Questo perché io voglio che le strisce, questa e questa, mi vengano di lato nel vestito, ma la manica resti a maglia normale. Quindi solo maglie diritte. Stessa cosa da quest'altra parte. La mia manica come larghezza per me va bene. Quindi metto il marcatore, come vi ho detto, dopo i miei ventagli e quindi posso andare a lavorare normalmente il mio giro. Io continuo a non fare gli aumenti per almeno per adesso, poi quando si andrà a fare la gonna vi farò vedere come andare a fare gli aumenti, però vado a lavorare normalmente il mio giro. Quindi vado a fare sempre le mie 2 maglie alte non chiuse, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, catenella di separazione e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare da quest'altra parte. Vi farò vedere come passare dal dietro al davanti del nostro corpo. Ah sì, prima che mi dimentichi, naturalmente io ne ho fatte 12 di giri, ma una taglia M secondo me deve andarne a fare almeno 14, una taglia L almeno 16. Comunque mettete i marcatori, provate la vostra lavorazione per vedere se vi trovate bene con gli scalfi, quindi andando a chiudere sotto. Allora, sto per arrivare al marcatore, quindi vado a fare la mia catenella di separazione, vado nel mio ventaglio e vado a fare il ventaglio, quindi 2 maglie alte non chiuse, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse. A questo punto vado direttamente nel ventaglio del davanti e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, catenella di separazione, rientro, oh scusatemi, devo tirare un po' di filo, si era bloccato, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e posso andare a togliere qui il mio marcatore, perché qui adesso io ho la mia manica, poi vi farò vedere come andarla a lavorare per poter chiudere qui in modo tale che non resti il forellino, vi farò vedere come fare. Quindi catenella di separazione e si torna a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così, vi farò vedere come andare a terminare il giro
e poi andremo a lavorare il corpo del nostro vestito. E quando dovrò fare gli aumenti, quindi per me se ne parlerà dopo i fianchi, dopo la vita, vi faccio vedere come andare a fare gli aumenti. Allora, sto per terminare il giro, quindi catenella di separazione, di nuovo da fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. A questo punto, quindi, posso andare a chiudere il mio giro andando a fare una maglia bassissima dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e si ricomincia da capo la lavorazione. Quindi andiamo sempre a fare le nostre 2 maglie alte non chiuse, catenella, di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quando arriverò ad altezza che devo iniziare a fare i miei aumenti, vi farò vedere appunto come poterli andare a fare. Allora, io alla fine ho fatto 44 giri per arrivare fino alla lunghezza del mio vestito. Ho deciso di non fare aumenti perché nell'indossarlo mi piaceva l'effetto a tubino. Però vi dico già che se dovete fare degli aumenti, dovete farli andare in questa maniera: dove avete la prima e l'ultima maglia, prima e dopo i ventagli, andate a fare 2 maglie alte nella stessa maglia alta. Quindi fate 2 ventagli, 2 maglie alte nella stessa maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia. Quindi vi girate di qua e di nuovo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, lavorate una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, e nel giro successivo riandate a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ripeto, questo se dovete fare degli aumenti. Io, come vi ho detto, non ho fatto degli aumenti, ho lavorato 44 giri e adesso posso andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo e vado a lavorare sotto qui dove ho lo scalfo. Scusate, mi tolgo un po' l'anello che mi dà un po' fastidio. Eccomi. Quindi eccoci qua. Vedete, qui abbiamo la parte sotto della nostra manica. Mi vado qui ad agganciare e vado a fare le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, e cerco anche di fermare il mio filo. Poi lo fermerò dopo, meglio dopo. Ora vado a fare una maglia alta qui ho il mio ventaglio orizzontale, un'altra maglia qui dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, se avete bisogno di allargare o di stringere la lavorazione, vi direi di saltare qui, fare 2 maglie alte chiuse insieme in modo tale che nel giro successivo fate una sola maglia alta in modo tale da stringere la lavorazione. Se dovete aumentare qui dove invece avete fatto una, dove c'è una catenella, invece di fare una maglia alta ne fate 2. Quindi adesso continuo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, entrate sempre bene nella maglia alta sottostante. Non prendete solo 2 fili, ma prendetene 3, e vi farò vedere come terminare poi il giro. Allora, sto terminando il giro, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta dove ho qui le mie maglie alte orizzontali, e vado a chiudere il mio giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quindi adesso continuerò la lavorazione andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuerò a fare questo giro fino, diciamo, ad arrivare all'altezza polso qui, dove poi vi farò vedere cosa andremo a fare per la lavorazione per terminare la nostra manica. Naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare.
Allora, io ho ripetuto il giro 32 volte, non sono arrivata alla fine della mia manica perché adesso voglio riandare a fare lo stesso disegno che abbiamo qui sulla spalla, anche qui al fondo manica, e vado a fare in questa maniera. Io ho un totale di 35 maglie, mi raccomando, per chi ha la mia stessa taglia ma ho fatto la manica un po' più larga o ha una taglia più grande, deve tenere presente questo, deve ritrovarsi con un numero dispari di maglie alte. Quindi se avete un numero pari tipo 24, per fare un esempio, fate un altro giro, cioè negli ultimi giri aumentate di una maglia alta, magari qui dove andiamo a chiudere, prima di chiudere fate una maglia alta in più, in modo tale da avere un numero dispari. E vi spiego perché. A questo punto io dividerò queste maglie alte per poter fare appunto questo, lo stesso motivo che abbiamo fatto qui sotto, ma per fare ciò ho bisogno di un numero pari, in modo tale che in quella dispari io possa andare a fare il mio archetto di la catena di separazione e fare poi lo stesso numero di maglie dall'altro lato. Nel mio caso, avendo 35 maglie, io andrò a lavorarne 17 e poi nella 18 andrò appunto a fare la mia catena di separazione. Stessa cosa, se avete quindi un numero dispari, togliete una maglia alta, quello che vi rimane dividete per 2 e andate a fare il primo gruppo di maglie alte. Come vi ho detto, io ne devo andare a fare 17, quindi le 3 catenelle sono la mia prima maglia alta, vado a fare quindi 3 catenelle e vado a contare le mie 17 maglie alte, quindi sono, questa è la seconda. Quando arrivo a 17 vi faccio appunto vedere come andiamo a continuare la lavorazione. Ho fatto le mie 17 maglie alte, catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta e ne devo fare di nuovo 17 appunto per poter chiudere il mio giro, perché vi ricordo che io avevo 35 maglie alte, tolta una 34, quindi 17 da una parte e 17 dall'altra. Terminerò il primo giro, inizierò il secondo giro facendo sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e quando starò per arrivare qui vi faccio vedere come procedere. Quindi ripeto, adesso io termino facendo sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta, inizio il giro successivo una maglia alta sopra ogni maglia alta, ma vi faccio vedere come continuare quando si arriva da questo, in questo punto. Allora, quindi ho terminato il giro, ho iniziato quello successivo e sono arrivata dove ho fatto il punto, appunto il mio forellino. Quindi mi fermo una maglia alta prima, quindi ne ho fatto un totale di 16, vado a fare 2 catenelle, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto una maglia alta e di nuovo vado a fare le mie 16 maglie alte, appunto perché ne stiamo saltando una. Terminate le mie 16 maglie alte, chiuderò il giro, inizierò il successivo e di nuovo vi farò vedere quando si arriva qui come procedere. Quindi per adesso vado a fare le mie 16 maglie alte, finisco il giro e vi dirò quante altre maglie alte si sono andate a fare per iniziare il giro successivo. Quindi ho finito il giro, ho iniziato un altro, a questo punto ho fatto 15 maglie alte e adesso andiamo a lavorare. Stiamo esattamente facendo lo stesso motivo che avevamo fatto in alto, quindi 2 catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia alta e vado a fare la prima delle mie 15 maglie alte. Quindi terminerò anche questo giro, inizierò di nuovo facendo delle maglie alte e quando arriverò di nuovo dalla parte dove abbiamo questa lavorazione vi farò vedere come andare a continuare. Quindi si continua a lavorare in questa maniera. Ok, quindi ho finito il giro, ne ho iniziato un altro facendo sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e ci troviamo di nuovo dove abbiamo la lavorazione. Facciamo una maglia alta anche sopra l'ultima maglia alta e una maglia alta nella prima catenella. 2 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre 2 catenelle e andiamo a fare, scusatemi, una maglia alta. E a questo punto continuiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta.
Termineremo quindi anche questo giro, inizieremo il prossimo e di nuovo vi farò vedere come continuare la lavorazione quando ci troviamo di nuovo nel nostro motivo forato. Allora, rieccomi, sono di nuovo nella parte lavorata, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nella prima catenella, catenella di separazione, andiamo direttamente nella seconda catenella del gruppo di 2 e andiamo a fare una maglia alta e di nuovo poi andiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Termineremo questo giro, faremo il giro successivo dove andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e naturalmente una maglia alta anche qui dove abbiamo la catenella di separazione. In questa maniera avremo poi terminato la manica. Quindi ripeto, termino questo giro, farò un ultimo giro dove farò una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia qui nell'archetto e fatto ciò la nostra manica sarà terminata. Ecco qui, abbiamo fatto la manica, questo è quello che verrà sul in alto, che richiama quindi anche il simbolo che abbiamo, diciamo, sulla spalla avanti e dietro il nostro vestito. Quindi vado a fare anche la seconda manica e il nostro vestito sarà terminato.